Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti in questa bellissima giornata che abbiamo vissuto insieme con tutte le trasmissioni di Maria Vision, ma proseguiamo con questo appuntamento che ci pone sempre in questo viaggio, in questo pellegrinaggio, in questo cammino. Io sono il cammino, appunto, io sono il cammino che stiamo anche cercando di vivere in maniera più internazionale con i pellegrinaggi, con la torcia della pace, la carovana della pace che è arrivata in tutto il Sud America, in particolare nel Messico, attraverso le redazioni di Media Vision di Guadalajara. Oggi mi voglio soffermare sempre sul concetto del perché la pace è indispensabile, senza mai perdere di vista il vero obiettivo, cioè il vero strumento che porta alla pace, e cioè il nostro Signore. Il Sacro Cuore di Gesù, che come vedete è il simbolo di questa trasmissione, ma è un simbolo televisivo, mediatico, ma è il cuore della nostra trasmissione, perché a questo cuore, a questo sacro cuore, noi ci affidiamo, noi crediamo, noi poniamo le nostre speranze, e tra queste speranze c'è senza dubbio la ricerca di una pace perpetua e duratura che parte dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità, per arrivare nei luoghi in cui lavoriamo, in cui viviamo, nel nostro paese, nei paesi del mondo. Trasmissione, sapete, che raccoglie il nostro pellegrinaggio, il nostro itineraggio in giro per la Sicilia. Questo primo intervento ve lo propongo perché è molto bello, molto sentito. Siamo all'interno dell'Istituto Incoronata, che è un istituto nato per volontà delle serve proprio dell'Adorazione Perpetua e legate alla spiritualità di Teresa Fardella, e oggi guidato l'istituto da Suor Teresina Longo. E siamo entrati nel loro istituto, nella loro cappella per ascoltare Padre Giuseppe Giacomelli, che poi è un sacerdote molto, molto amato da noi tutti perché figlio di un ex giudice ucciso purtroppo dalla mafia, e quindi anche lui carico di esperienza, di sofferenza e di necessità della pace che passa attraverso il perdono. Ascoltiamo le sue parole nell'omelia che abbiamo registrato quando siamo andati con la carovana della pace all'interno della cappella dell'Istituto Incoronata, e godiamoci questo momento. Possiamo benissimo dire, la madre sarà contentissima, Teresa de Blasi, gridarlo, che se fossimo noi stati ad inventare Gesù, Dio, non l'avremmo fatto così. Non avremmo iniziato il primo dei miracoli, cambiare l'acqua in vino, ma che Dio è questo? Che noi cerchiamo sempre le cose grandi, le cose che abbiano un'eco grandissima. Dove nasce Gesù? Che è Dio? Dove nasce? In una mangiatoia, in una stalla. E chi è che fa il calore a Gesù? Il calore, perché le stalle fanno calore, sì, bisogna starci nella stalla. Io non è che sono stato parroco in Abruzzo anche, quindi ho avuto questo dono di vedere queste case legate alla stalla, la sera aprivano perché venisse il calore della stalla. Che bel calore, altro che non si termosifoni, niente da vedere. E allora quindi dicevo, non può che essere Dio, perché noi non avremmo costruito un Dio così, che comincia i suoi miracoli sulla terra attraverso suo figlio e adesso la madre del figlio, una donna, cambiando l'acqua in vino. No, facciamo una cosa che abbia un eco enorme, un grande, una cosa. No, Dio sceglie sempre la piccolezza, la semplicità, l'umiltà. Ma vi sembrano cose piccole queste? Conoscete gente semplice, persone semplici, umili? Sì, e qua non voglio dire niente comunque. Però non è facile trovare. Oggi
E il mondo ci dice io, e nasconde Dio, nasconde, lo vuoi nascondere, perché pur dicendo che non gli importa il mondo di Dio, di fatto la sua presenza gli dà molto fastidio, certo, perché il mondo non cerca, lo spirito del mondo non cerca quello che Dio vuole realizzare, e realizza, perché non lo realizza? Lo realizza, ma se noi apriamo la porta, ma che Dio è? Noi vogliamo il Dio, il mago Zurlì, oppure il Dio dittatore? No, lo vedremo tra poco, un po' di pane e un po' di vino, niente di più semplice, ma quel pane sarà il corpo di Cristo, che la nostra fondatrice Teresa desiderava ardentemente, come le nostre suore, come tutti i cristiani desiderano che questo momento sia il momento fondante della giornata, il corpo e il sangue di Cristo, la comunione a questa Eucaristia, a questo grande rendimento di grazie. La prima lettura ci ha parlato di una cosa che è accaduta, che vede Giovanni, prigioniero, anziano, l'unico apostolo che è morto di vecchiaia è San Giovanni l'Evangelista, ma ha fatto esperienza di questa realtà anche della prigionia, quando la prigionia era prigionia, insomma una prigionia molto forte, e lui, il Signore gli aprì il suo cuore e ha visto questo che è accaduto, che la prima lettura ci ha descritto, questa donna vestita di sole, ma sono parole, io mi commuovo, sarà la vecchiaia, non lo so, perché sono 38 anni di sacerdozio che compirò in settembre, se Dio vorrà, e quante volte ho ascoltato questo brano, quante volte ho pregato nell'Eucaristia questo brano, ma è una cosa bellissima, Giovanni, mentre è prigioniero, lì vede questo, si aprono gli occhi del cuore, con il cuore aperto lui vede una donna vestita di sole, dice lui, perché era una donna, il suo vestito emanava luce da tutte le parti, con la luna sotto i piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle, non poteva avere dubbi, era la madre del Signore. Era incinta, ma no, ma è incinta ancora? È certo, perché doveva partorire la Chiesa, il popolo di Dio. Eh sì, il popolo, la Chiesa quale? Quella di adesso? No, quella che verrà. Gesù fa vedere a Giovanni quello che ci aspetta, ma chi lo aspetta? Cieli nuovi e terra nuova. Noi vogliamo questi cieli e questa terra, e guai che ce li tocca, che ce li tocca. Certo che dobbiamo amare, sono fratello sole, sorella luna e sorella terra, certo, è il nostro, sono fratelli e sorelle, ma stiamo aspettando, ma io vorrei sapere in tutti quelli che ascoltano se davvero voi aspettate, sapete come si termina la Bibbia? Vieni Signore Gesù, noi stiamo aspettando che Gesù venga per giudicare i vivi e i morti, e il cimitero non è il luogo dove si va a piangere. Sì, certo c'è un distacco, ma noi sappiamo che quello è il luogo della risurrezione. Quello è il luogo della risurrezione, è il luogo della risurrezione, pensate che confusione che abbiamo fatto, però è così, purtroppo. Gesù è molto concreto, e la madre di Dio è concretissima, col miracolo che abbiamo appena detto, ascoltato, di tramutare l'acqua in vino, perché è una brutta figura alla fine del matrimonio, perché non c'è più vino. E Maria va da Gesù e gli dice, guarda, il vino è finito, ma donna, dice Gesù, dice, ma che cattivo, perché non ha detto mamma, ha detto donna. Ah, ma ne conoscete delle donne? Sì, qua ce ne sono. Ma dove sono queste donne? Femmine tantissime, sì, anche maschi, su uomini ce n'è, no, pochissimi. E come mai? E se manca le donne? Gesù ha creato la donna per che cosa? Perché fosse di aiuto al maschio perché diventasse uomo. Spazio alle donne, più spazio di questo. Ma solo che se non ci sono donne, come si fa? E allora questo segno grandioso, e scoppiò una guerra in cielo, perché era necessario che scoppiasse questa guerra in cielo, perché in cielo appunto c'era, a parte Michele con gli angeli e i santi, ma c'era questo drago, il serpente antico, il diavolo, qui chiamiamo diavolo, il Satana, che seduceva la terra, e allora doveva precipitare, era ancora là. Era necessario questo duello, questo precipitare sulla terra
perché fosse distrutto per sempre. Non c'è posto nel cielo per lui, per questa realtà. E allora certo nasce questa guerra che c'è sulla terra contro questo drago, che però è già vinto, perché il Signore l'ha già vinto. Se stiamo con Gesù, abbiamo vinto anche noi, stiamo con Gesù. Ma non dobbiamo aspettarci che cosa? Grandi? No, 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 no. Cose grandi le fa il Signore, sì, sì, sì. Se noi siamo piccoli, più poveri siamo, la storia della nostra venerabile Teresa, fondatrice di questa bellissima congregazione, ci fa vedere questo. Più difficoltà c'erano e più lei ancora con più amore serviva il Signore e con più fede, perché sapeva che Dio non avrebbe abbandonato questa famiglia, non l'abbandonerà mai, perché non l'ha scelta lei e nessuno l'ha scelta. È un dono che Dio fa nella Chiesa per il mondo, perché il mondo creda. E che vuol dire creda? Che apra il cuore, non alle cose del mondo, ma al Signore, a colui che è, che era e che sarà. La realtà è una, Gesù di Nazareth. Mi hanno detto una sorella carissima, che è arrivata un foglio in una scuola d'Italia dove si dice che adesso col prossimo anno bisogna fare 15 minuti tutti i giorni in cui i bambini, gli scolari, le scolare devono fare questo movimento per 15 minuti con gli occhi chiusi, assentarsi e fare questo lamento. Giustamente questa professoressa mi ha detto: ma Don Giuseppe, ma dove siamo arrivati? No, non siamo arrivati. E allora mi viene voglia, riempiamo le acque di acqua le giare, riempiamole e presentiamole al Signore, perché il Signore possa far diventare queste cose bizzarre che ci sono state sempre nel mondo, ma è un mondo che non conosce Dio, e finché il mondo non conosce e non accoglie Dio, è morto. Vivere è proprio accogliere il Signore. E posso portare un'esperienza, una testimonianza di San Pio da Pietrelcina. Io ho conosciuto tanti, a parte che l'ho visto da piccolino, grazie ai miei genitori santi davvero, e l'ho visto 2 mesi prima che morisse, avevo 16 anni allora, non è che ero tanto interessato, ma facevo teatro, e quando ho visto quegli occhi ho avuto l'impressione proprio, sapete che nel palcoscenico quando reciti ci sono i fari che ti permettono di non vedere chi c'è, per non distrarti, per entrare nel personaggio. E Padre Pio, io fu messo proprio di fronte lì nella parte superiore dell'altare in alto, perché non poteva celebrare nella cantoria, non poteva celebrare la messa perché stava male, ma i suoi occhi furono questi fari di luce, in questo caso, ma di luce che mi guardarono dentro, ecco, che mi permisero di guardarmi finalmente dentro. Allora San Pio da Pietrelcina spesso una volta disse a una persona che si era tutta preparata, si era fatta visitare, e allora durante la comunione gli disse: ma tu puzzi di cadavere. No, no, padre, mi dispiace, sto benissimo, gli disse lui. Mi dispiace per te, sei morto dentro. Preghiamo perché oggi in questa Eucaristia accada davvero qualcosa dentro di noi, e che con Maria e la nostra serva di Dio Teresa possiamo custodirla, perché è l'inizio di un cammino che ci porta a vivere finalmente la vita e la vita eterna. È bellissima questa testimonianza, anche perché proprio proviene da un sacerdote che, vi ho detto, ha questo grandissimo dolore nella sua famiglia.
Bellezza di tanti di voi che mi scrivono mi porta poi a riflettere su considerazioni che arrivano su non solo la necessità della pace, ma proprio sulla modalità di come costruirla e anche sulla storicità di come questa sia stata sempre in qualche modo voluta, ma mai riversata poi nelle decisioni di chi ha il potere di decidere la pace, quindi nelle decisioni politiche fondamentalmente. C'è una frase di Kennedy che nel 61, quando ovviamente già c'era stata la seconda guerra mondiale, era iniziata la guerra fredda, che era pericolosissima perché la guerra mondiale aveva fatto conoscere la bomba atomica ed era in fase di costruzione, di concepimento, la bomba H di idrogeno, quindi una bomba ancora più pericolosa e con effetti ancora più dannosi e distruttivi. Dunque Kennedy, che visse la guerra fredda, chiaramente da presidente americano contro la Russia, disse esattamente questo: nel pericolo dell'uso della bomba atomica o addirittura della bomba di idrogeno, nel pericolo perché una guerra fredda che finora è fredda ma che potrebbe diventare guerra atomica perché è la prima minaccia di cui si parlava in quel periodo storico, potrebbe portare ad una decisione non solo non razionale di cui l'umanità non deve prendersi assolutamente questa responsabilità, perché l'unico modo per fare la guerra è decidere di non farla, e l'unico modo per avere la pace è decidere di vivere la pace. Quindi affermazioni che portavano un presidente che viveva ovviamente la guerra fredda in pieno a constatare l'inevitabile necessità di decidere per la pace. Guardate, c'è Imagine di John Lennon, no? Che ovviamente vive questo periodo storico così importante. Immaginate che non ci siano le nazioni, niente per cui uccidere o morire. Immaginate che tutta la gente viva in pace la vita. Immaginate una fratellanza degli uomini dove tutti condividono il mondo. Forse direte che sono un sognatore. Queste sono le parole di Imagine, e facciamo in modo allora che il mondo sia di tutti quelli che lo abitano, che non ci siano i popoli della terra, perché se è questo che deve fare la differenza, cioè il fatto che siamo popoli diversi, che viviamo in nazioni diverse, che abbiamo costumi, tradizioni e credi religiosi diversi, le guerre sante, le guerre di religione, ovviamente hanno in sé un grande alibi che è quello di nascondere altri tipi di interessi. Perché è chiaro che nessun Dio di qualsiasi religione appartenga, scelga la guerra nel suo credo, nella sua spiritualità, per decidere o per risolvere delle questioni. La guerra è una soluzione da non prendere mai, mai. Eppure è la soluzione alla fine più usata perché è la più istintiva anche tra due persone che litigano, alzare la voce e dopo se non basta alzare le mani e dopo se non basta prendere qualcosa che fa ancora più male delle mani e se non basta di più. È istintivo e animalesco perché l'uomo è comunque, per quanto abbia una natura divina, è un animale, nasce da genetica animale, per cui il suo primo istinto è quello, però è un essere intelligente ed è un essere che ha coscienza e anima perché è natura divina, dunque può assolutamente mitigare ogni suo istinto con l'uso della coscienza, dell'intelligenza e dell'anima psiche di Dio. Allora, se non la usiamo, diventiamo di nuovo animali. Lo studio da qualsiasi parte avvenga, la non violenza, da qualsiasi filosofia, ideologia, ma anche esperienza vissuta, se pensiamo a personaggi come Gandhi, come Martin Luther King, che hanno fatto della non violenza la loro decisione politica, sono stati grandi, carismatici uomini che hanno fatto di questa loro professione di fede, la non violenza appunto, la loro strada, il loro modo di reagire a ogni forma di violenza che hanno subito, perché ogni volta che c'era da usare violenza,
La formazione della non violenza di tutte le squadre appartenenti a Martin Luther King era quello di subire la violenza, di non muovere un dito, quindi accettando insulti, sputi e quant'altro, esattamente come Gesù Cristo, esattamente come Gesù Cristo. Ogni forma di non violenza, ideologicamente pensata e razionalmente vissuta, è veramente Cristo. È veramente la personificazione di Cristo. E Gandhi, che non era un cristiano, ha comunque personificato tutta l'ideologia cristiana della non violenza, tutta la sua spiritualità, ed è riuscita a portare l'India alla fine della colonizzazione britannica attraverso la non violenza, grande carismatica. Lui grandi tributi l'India gli ha dato dopo la sua morte. È stato trattato come è veramente il Dio sceso in terra. Bene, quindi ci sono assolutamente alternative alla guerra e ci sono formule già provate e comprovate e vissute di non violenza e quindi di pace, perché la non violenza, l'opposto della non violenza è la pace, l'opposto della guerra è la pace. Guerra deriva da un sussidio tedesco. Che mi pare che guerra, non so, io non so parlare tedesco. Comunque, è un sussidio tedesco che significa in italiano zuffa e che si contrappone tra l'altro al bellicum latino romano, che era invece guerra ordinata, perché i romani, violenti quanto vogliamo, comunque usavano delle formule ordinate di difesa alla guerra e di strategia bellica, quindi di attacco. Erano il bellicum vuol dire proprio questo, guerra, ma guerra ordinata, mentre la tipologia, la desinenza di guerra è dal tedesco che è più zuffa, è più assalto ma non ordinato, più istintivo, più animalesco. La guerra diventa questo, la guerra poi diventa questo, perché mors sua vita mea, morte tua vita mia, e quindi laddove c'è da difendere la vita io uso tutte le armi possibili e immaginabili per ucciderti e farti male fino a metterti in ginocchio e non poter andare avanti. Questa, in maniera molto banale, è il modo di intendere la guerra. Oggi la viviamo, l'abbiamo qui dietro le porte in Ucraina, distrutta dalle armi che oramai sono potentissime. Non c'è definizione alcuna. Grazie a Dio ancora sì, e dobbiamo pregarci veramente che non si usi l'arma atomica, perché lo sappiamo che è oltremodo distruttiva per generazioni, tra l'altro, però comunque le armi moderne sono armi potentissime a lungo raggio e che distruggono in poco molto. La pace. Ascoltiamo altri termini, altre parole di pace da un sacerdote che io personalmente non ho conosciuto, ma la sua testimonianza ci arriva da Assisi, ed è Don Michele Zullato. Benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo qui a Gualdo Tadino,
E il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Don Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti, che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui. Beh, collegandoci al sacerdote, le parole che non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore, parole che appartengono chiaramente al Vangelo, oppure Dio della pace, quando San Paolo parla alla lettera ai Romani, il Dio della pace, o ancora abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Questo è Giovanni, il capitolo 14, sono parole che nella nostra fede ci rassicurano, ci danno forza, ci incoraggiano, ci fanno comprendere che non siamo mai soli, ma è nel percorso di fede che lo comprendiamo. Parlando in maniera più generica, mi rendo conto invece che
l'affidamento, la certezza della presenza di Cristo nella nostra vita non è di tutti, non appartiene a tutti. Lo stesso uomo di fede deve lavorarci per arrivare a questa consapevolezza. E dunque parlare a 360 gradi a persone che non hanno mai avuto la contezza di questa presenza diventa difficile. Dunque adesso veramente mi rivolgo anche a coloro che non credono, a coloro che magari in questo momento mi seguono e però non seguono le mie parole, non seguono quello di cui stiamo parlando, per quanto il discorso oggi lo abbiamo affrontato a 360 gradi, non tanto spiritualmente quanto ideologicamente, come concetto di pace che si contrappone al concetto di guerra. Io vi dico, carissimi, voi tutti che magari in questo momento mi seguite, che nel momento in cui penso di dover fare tutto da sola e tutto per mie forze o per mie competenze, non ce la faccio. E non solo per una questione di tempo che non c'entra, perché si sceglie a cosa dare priorità nella tua giornata, lo scegliamo, ma è una questione di ansia o di tempo che serve per realizzare quella cosa, quindi non solo il tempo che devi decidere tu nella giornata, ma che serve per realizzare quella cosa, che non è detto sia breve perché magari ce ne vuole di più. Quindi quello che vi voglio dire è che l'affidarsi a Dio, cioè il sapere che c'è qualcuno che provvede anche per te quando tu non puoi più. Noi ce la mettiamo tutta, ma se non ce la facciamo più per tempo, per competenza, per disponibilità, per circostanze che si vengano a creare, che si sovrappongono rispetto a quello che avevi intenzione di fare, qualsiasi cosa, però tu sai che non sei solo. Allora questo che è una certezza che appartiene all'uomo, non all'uomo cristiano, all'uomo cattolico, appartiene all'uomo. La certezza è che siamo in questo mondo, ma che al di sopra qualcosa c'è. Alziamo gli occhi al cielo, da qualsiasi cultura proveniamo, da qualsiasi fede religiosa, perché sappiamo che lassù qualcosa c'è. Questa certezza che è ancestrale, nasce con l'uomo. Da che mondo è mondo, l'uomo nasce con questa esigenza, questa necessità di rivolgersi al cielo, perché laddove non arriva la ragione, arriva la fede. Dunque abbiamo necessità di dare delle spiegazioni che appartengono alla fede. E la fede la possiamo chiamare come vogliamo, ma comunque è un alzare gli occhi al cielo. Ecco, affidarci a Dio anche per ottenere questa pace, affidarsi al cielo, se preferite questo termine più generico, per credere che a Lui dobbiamo chiedere, per credere che a Lui dobbiamo affidarci, a Lui, al cielo, alle cose, all'universo, a tutto ciò che ruota intorno a noi, di cui siamo una parte infinitesimale. C'è una galassia infinita, ci sono più galassie infinite intorno a noi, non ne apparteniamo ad una, ma ce ne sono infinite. L'infinito è tale perché non sappiamo dove arriva. C'è quella sonda che non mi ricordo come si chiama, leggevo l'altro giorno che è stata mandata oltre 30 anni fa e che gira, vaga per le galassie dell'universo e non se ne hanno più notizie. Questo è ciò che noi siamo, cioè nulla. La nostra Terra è un piccolo puntino blu dall'ultima fotografia di questa sonda che è stata mandata nelle galassie, che se ho letto bene risale oltre 30 anni fa. Siamo un puntino blu nel nero più nero. Quindi, essere umano, io singolarmente, cosa posso essere rispetto alla Terra? Niente. Questo siamo.
Se entriamo in questo, e questo è diciamo qualcosa che ha a che fare più con la scienza, di cui non sono in grado di parlarvi, vedete, sono banale nelle mie spiegazioni, però l'ho letto e mi ha molto impressionato e ho capito che io sono un niente, un nulla. Il mondo è un nulla rispetto all'universo, rispetto all'infinito, dunque la nostra Terra. Dunque, di cosa ci preoccupiamo? Perché siamo sempre iper, qual è il nostro fine? Dove corriamo? A cosa? E per cosa corriamo? Cerchiamo la pace. È l'unico vero senso della vita, vivere pace, trasmettere pace e donare pace. Io con quest'ultima riflessione su cui mi sono dilungata chiudo, vi do appuntamento alla prossima puntata di Io sono il cammino, che per noi è questo cuore, questo sacro cuore che mettiamo sempre in evidenza. Lui è il cammino, in lui troviamo il vero senso del nostro nulla, del nostro niente. Grazie per essere stati con me e al prossimo mercoledì.